ci sono altri ragazzi dell'altra cooperativa, hanno di tanti problemi, diversi problemi, c'è alcuni fanno per dire 13 ore, anche loro vengono strappati un pezzo dallo stipendio, per dire deve prendere 1300 e loro tolgono 100 euro. 150 euro, come vieni vieni, per esempio se uno parla tanto allora per dire meno, 70 euro, 80, se uno sta zitto per dire e lavora, boh, allora 150 euro, come le vieni, vieni presidente, e praticamente loro fanno sempre la musica del crisi, cantano sempre su quello, c'è crisi, non c'è soldi. E loro continuano a guadagnare, quella che deve guadagnare per dire, lui guadagnava già 50.000 euro per dire al mese, continua a guadagnare sempre 50.000 euro. Chi che ci perde? Noi. Io o altri come me, veni a strappato 100 euro all'altro e la cosa va avanti così, fai delle ore in più, sono sempre soldi. Perché se io prendo quei soldi di loro in più e lo stipendio viene bello, bello tondo, diciamo. E adesso cerchiamo con questa battaglia che abbiamo fatto da guadagnare, diciamo, un po' di terreni, un po' di diritti. Non vogliamo mettere la mano in tasca a nessuno, solo i diritti, o non proprio al 100%, più o meno. Cioè, se perdi un pezzettino, amen, va bene lo stesso, però non è che uno per dire, deve portare a casa per dire come 1800 euro, che danno 1300, 1200, no, non è bello. L'altro, bello, compra la Porsche, compra la Ferrari, casa in piazza Castello che vale un milione e mezzo, e noi facciamo la miseria, questa non va bene.